Mister Greco, che partita è stata? Una partita che ha avuto subito il gol nel primo tempo, dopo aver tutto bene, e poi c'è stato l'episodio del rigore prima della seconda gol del Brescia. Sì, è stata la partita che un po' ci aspettavamo, e nel senso sapevamo che poteva capitare che stavamo un pochettino più bassi il primo tempo, anche se poi non abbiamo sofferto nulla. Loro sono stati bravi perché comunque hanno giocatori di qualità a sbloccarla sul calcio da fermo, una grande punizione. Però poi devo dire che il secondo tempo ho visto il primo in un modo, il secondo tempo di qualità. Sono contento dei ragazzi per la personalità che hanno avuto nell'affrontare il secondo tempo, in cercare di riaprirla. Non a caso è arrivato il rigore, perché stavamo bene in campo, quindi ho avuto risposte molto molto positive. Sappiamo che per noi è un campionato lungo, è un percorso lungo, però questa partita qui mi lascia tanti, tanti segnali molto positivi. Tra questi in particolare l'approccio che c'è stato all'inizio del secondo tempo? L'approccio, anche secondo me la qualità di gioco, andare a cercare alcune cose che i ragazzi già conoscono. C'è tanto da migliorare, hanno le qualità e le potenzialità per farlo, e poi mi è piaciuto l'atteggiamento, la voglia di stare in campo nella difficoltà, lo stato d'animo che hanno avuto comunque nella difficoltà, quindi è la base su cui sono partito questa settimana, e sono molto soddisfatto e orgoglioso di quello che ho visto. C'era grande emozione per il debutto contro una squadra importante, forte come il Brescia. Ora c'è la consapevolezza di poterci stare più di prima? Sì, questo è un lavoro molto più complicato, nel senso che quando lavori sul campo nel tempo riesci a tirar fuori sicuramente qualcosa, invece quando lavori sui ragazzi, sul loro stato d'animo, sul loro vissuto, no? Tanti della prima esperienza in Serie B, è un percorso molto più lungo, però ripeto, i segnali che ci sono stati sono molto positivi e sono molto contento delle risposte che comunque ho ricevuto. È chiaro che il risultato non ci fa piacere, non siamo contenti di quello, però c'è tanto da prendere per lavorare e migliorare costantemente. Come tipo di atteggiamento e modo di stare in campo invertirebbe i due tempi? Al primo tempo non pensavo di stare così basso, dire la verità, però l'avevo messo in preventivo perché l'avevo interpretata così, l'avevo immaginata così, vedendo comunque il Brescia giocare molto in verticale con i tre attaccanti, quindi ho avuto la sensazione di aiutare più la squadra in questo modo, anche se non volevo stare così basso. E poi immaginavo che nel lungo periodo, visto che è la prima partita un po' per tutti, il caldo comunque si fa sentire sempre fino ad agosto, e quindi pensavo che si potessero aprire gli spazi. La squadra mi è piaciuta come personalità di voler provare a fare quello che conoscono, quindi sono contento delle reazioni fino all'ultimo. Il gol non ho visto se era fuori gioco, ma penso di sì, e quindi sono soddisfatto da quel punto di vista. Il resto c'è ovviamente tanto da fare, tanto da migliorare. Ma quanto ti fa rabbia per quei 20 minuti dove avete ridominato la partita nel secondo tempo e non aver portato a casa con me? Sì, dispiace, perché poi avevo la sensazione che i ragazzi avevano confidenza in quel momento lì fra di loro, riconoscevano gli spazi su cui andare a lavorare. C'era un atteggiamento giusto, secondo me la partita stava prendendo una piega che poteva essere interessante per noi, però questo è il bello del gioco, che ricambia velocemente, lo dobbiamo accettare, però ci sono tanti spunti sulla quale andare a lavorare già da martedì. Poi sono stati degli errori individuali, no? Che hanno fatto un po' messo la partita. Sì, gli errori individuali l'hanno compromessa, ma è quello che poi onestamente mi interessa meno in questo momento qui. Mancano tantissime partite, noi dobbiamo lavorare tantissimo, ma tanto, sia dal punto di vista tecnico, tattico e ancora di più dal punto di vista umano. Io faccio fatica, sono giovane da questo punto di vista, faccio fatica a considerare i giocatori solamente pedine da spostare sulla lavagna, e quindi credo che
il lavoro sui ragazzi, sul loro vissuto sia fondamentale, un lavoro più profondo, però ho il materiale umano giusto per cercare di aiutarli e fare qualcosa di importante. Ti aspetti di essere panchina con Venezia domenica prossima? Non lo so, ci siamo visti l'altro giorno e io ho iniziato questo percorso 2 anni fa, ho smesso, ho fatto secondo del mister Ivan, ho imparato tantissimo, ho avuto la fortuna di mettere in pratica tanto perché il mister mi ha fatto lavorare tanto sul campo. Quest'anno era nell'idea di continuare questo percorso qui per migliorarmi, quindi l'obiettivo è quello, ma io rimango comunque a disposizione della società e qualunque decisione prenda, per me comunque è importante lavorare per i ragazzi e per la società che mi ha dato comunque l'opportunità di intraprendere un percorso per me importante. Brescia come l'ha visto? Onestamente, si aspettava qualcosina in più, visto che stiamo parlando di una squadra no, che l'anno scorso, anche se un po' cambiata, ha fatto una semifinale playoff. Ma quando si arrivano comunque ad alti livelli, nel senso che comunque si va a fare una semifinale playoff, credo che far rimettere in discussione i ragazzi sia sempre molto complicato. Il successo, o comunque anche se ti avvicini al successo, no, e crei un ambiente positivo, è sempre un po' deformante da questo punto di vista, cioè ti porta un po' a non avere la capacità più di ripartire. Non è successo questo a Brescia, però immagino che il lavoro possa essere in quella direzione lì. Il primo tempo l'ho visti come me li immaginavo, il secondo tempo non so, siamo stati bravi noi, loro un pochettino si sono allungati, quindi un po' un mix di questo, però sicuramente è una squadra forte che può fare un campionato competitivo.